to be young, to be meh, to be yours alone. Quattro serate nel segno del jazz, con un fil rouge che ha condotto centinaia di spettatori dal Brasile alla Francia, passando per l'Italia, sulle note di fisarmonica e batteria. Le voci di Selma Hernandez e della newyorkese Joyce Uhl hanno abbracciato il grande pubblico del Bitonto Jazz Festival, che, giunto alla sua 19ª edizione, ha provato ed è riuscito ad internazionalizzare sempre di più il cartellone dell'annuale kermesse. Una stagione così ricca che fa pregustare la celebrazione di un ventennale con i fiocchi. Il direttore artistico Emanuele Di Mundo ha già le idee chiare, in attesa che ci sia anche un contributo adeguato. Il bilancio è positivissimo, come sempre direi, ma quest'anno in particolare è molto positivo. E il fil rouge non è soltanto la fisarmonica quest'anno, ma anche la batteria, perché abbiamo i batteristi internazionali di elevata caratura, come questa sera abbiamo il clou dei batteristi, perché abbiamo Paul Vertico e Orazio El Negro Hernandez. Hai già qualche idea per il prossimo anno? È prematuro, però sai, la domanda si fa sempre. Sì, tantissime idee. Devo scegliere a seconda delle risorse, del budget, devo scegliere se aumentare la qualità del cartellone oppure allungare la durata del festival, che non sarebbe neanche male, però dipenderà naturalmente dalle risorse su cui potremo contare. Io spero che il comune naturalmente sicuramente aumenterà il budget, io spero, ma insomma, mi è stato più o meno promesso che aumenterà il budget per festeggiare il ventennale di questo bellissimo evento, ma io spero che anche i privati, gli sponsor privati, le aziende private, che grazie al vicepresidente, l'architetto De Renzio, continuano a partecipare attivamente, ad essere presenti in questa impresa, e spero che aumentino anche loro, diciamo, la contribuzione, e vedremo.